Signori, buongiorno e benvenuti nel quinto giorno del nostro Iceland Tour. Siamo a Eskiofjörður, abbiamo passato una notte molto buona, anche se il campeggio è effettivamente un buco. E ora, piccola colazione e poi partiamo verso le tappe di oggi. Come sempre, prima di iniziare, mettete un bel like al video e iscrivetevi al canale. E qui sopra in alto nella i vi lascio l'episodio precedente se ve lo siete perso. E noi andiamo. E con questa ottima colazione a base di yogurt e cereali e un ottimo tè caldo, iniziamo la nostra giornata. Oggi ci attende uno forse dei posti più spettacolari in Islanda, ovvero il canyon di basalto. Ma prima avremo un paio di tappettine molto interessanti. Finiamo colazione e partiamo. Bene, dopo la ottima colazione di oggi ci stiamo dirigendo alla prima tappa, che è la Cliff Preku Waterfall. Una cascata qua vicino, è a circa un'oretta di macchina da dove abbiamo dormito. E poi ci dirigeremo alla Gufu Waterfall e visiteremo un paesino lì vicino che dicono che sia molto carino. Vediamo se quello che scrivono le guide è vero. Bel cielo oggi, c'è un gran bel sole. Vabbè, ma che spettacolo! Cioè, in mezzo alle nuvole siamo, in mezzo alle nuvole! Incredibile! Quest'isola veramente regala sempre, ogni volta, un'emozione inaspettata. Perché io pensavo di finire, saremo a forse a 400-500 metri di altezza, non credo di più, in mezzo alle nuvole. Siamo arrivati alla prima tappa, ovvero la Cliff Breku Fossar, ovvero la cascata di Cliff Breku. Dalle foto sembrava un pochino più grossa, in realtà andiamo a vederla. È una cascata composta da 5 parti, come potete vedere. Molto carina. È proprio dispersa nel nulla perché qua non c'è altro. L'unica cosa che c'è è questa cascata. E poi il suo bel torrentino che scende giù. E via di là. E lì c'è la greta che si è sporcata in qualche modo, non abbiamo capito come. Sembra di essere a Pavia più che in Islanda. Guardate che nuvole pazzesche. Stare a Frode è una roba senza senso. Vicino all'ultima cascata appena vista c'è questo fantastico relitto della Seconda Guerra Mondiale. È una nave americana della Seconda Guerra Mondiale, appunto, che in realtà non ha nulla a che fare qui l'Islanda con la Seconda Guerra Mondiale, ma è stata acquistata da degli agricoltori che l'hanno utilizzata per anni. È stata successivamente abbandonata dagli agricoltori che l'hanno lasciata qua in questo fiordo, che è molto stretto. Infatti il nome, che purtroppo non so pronunciarvi, ve lo scrivo qui sotto, indica che il fiordo è molto stretto e quindi è stata lasciata qui forse anche per un po' di protezione. Andiamo a vederla da vicino. Vedete, questo è quello che rimane. E ora ci dirigiamo alle Gufu Waterfall. Ragazzi, questa zona è qualcosa di incredibile. Cioè, ricorda vagamente anche un po' la Scozia. Questa nebbia, queste lande così un po'.
bello. E anche ricorda un po' Pavia, perché le nuvole sembrano la nebbia di Pavia. Va bene così. Andiamo! Siamo finalmente arrivati alle Gufufoss Waterfall, ovvero le cascate di Gufufoss. Siamo vicino a Seisiofolur, spero di averlo pronunciato corretto come sempre, mi scrivo il nome poi sempre sotto. Davvero particolari, perché se guardate c'è una prima parte di pochi metri che poi spicchia sulla roccia sotto e allarga tutta la cascata. Davvero davvero molto bello, sono facilmente raggiungibili con la macchina, c'è un parcheggio, sono ma neanche 100 metri di strada, quindi se siete nel sud-est spinto dell'Islanda è assolutamente un posto da abbinare con la città che stiamo andando a visitare ora. E ora ci dirigiamo verso la città, che dicono che sia davvero molto molto particolare. Andiamo a vedere se è davvero così. Bene, siamo arrivati nella città di Seyðisfjörður, famosa perché è una delle città praticamente qui in Islanda più attiva per quanto riguarda l'LGBTQ+, ed è davvero molto particolare in quanto ha una strada pazzesca che ora vi mostro. Vedete? La strada che porta alla chiesa è tutta fatta in stile arcobaleno, davvero davvero molto bella. E guardate anche la chiesa là sullo sfondo, particolarissimo come posto, molto molto bello. Una perla nascosta in Islanda dell'Est. Anche la chiesa è davvero davvero carinissima. Guardate che colore azzurrino chiaro. Poi con dietro queste nuvole dà veramente una sensazione di spettacolo. Non sembra neanche naturale, ragazzi. La particolarità di questa città è il fatto che è stato uno dei primi insediamenti in Islanda durante la prima colonizzazione. Successivamente è stata abbandonata e non è stato costruito più niente fino all'arrivo dei norvegesi, che si sono trasferiti appunto dalla Norvegia venendo qua. Infatti la città rappresenta molto lo stile delle cittadine dei paesini norvegesi, molto colorati, coi tetti azzurri, con le case rosse, tutto molto bello. Devo essere sincero, è molto molto bello e particolare. E è stato anche, dopo la Seconda Guerra Mondiale, uno dei porti utilizzati da americani e inglesi come attracco per le navi. Successivamente, una volta che sono scappati da qua, la città è andata in decadenza, ma ora fortunatamente si sta riprendendo e è forse a est una delle città, uno dei paesi più vivi e belli. Infatti oggi è diventato un porto turistico, infatti qui attraccano le crociere del nord. Ora vi mostro infatti che abbiamo già una nave attraccata in questo momento. Vedete? La è attraccata, quello è il porto, e infatti è pieno di turisti in questo momento. L'età media è un po' alta, devo essere sincero, però effettivamente è pieno di turisti. E guardate inoltre che case colorate, che particolarità. Noi in Italia una concezione di case del genere non ce l'abbiamo proprio. Guardate che colore anche quella lì, quell'azzurro molto scuro, sembra quasi turchese. E come sempre in descrizione vi lascio il link del percorso che abbiamo fatto anche oggi, così se state progettando di venire in Islanda potete aggiungerla come una delle tappe di riferimento da fare. Per chi viaggia in camping c'è anche un campeggio all'inizio della città, quindi nel caso ci si arriva agevolmente e si riesce qui a dormire la notte. Noi abbiamo dormito un pochino prima per una questione logistica, ma il posto è davvero molto molto bello. Guardate anche qua che case che ho davanti. Fighissimo, davvero veramente molto molto bello questo posto. Vedete come sono tutte coloratissime? Questa è gialla, questa qua è rossa, questa verde, l'altra nera. È particolarissimo, davvero davvero molto bello. Guardate anche i colori di questa casa. Cioè, in Italia non potremmo mai pensare di fare una casa del genere. Però qui ci azzecca proprio tantissimo. Guardate anche questa, tutta disegnata a mano, è fighissima. E dopo aver visitato questa bellissima città, ci dirigiamo verso la nostra prossima tappa, ovvero il Canyon di Basalto. Nell'arrivo al Canyon di Basalto abbiamo trovato una cascata che non avevamo in programma di vedere, ma essendo sulla strada ci siamo fermati un attimo, che è la Ryukandi Fall,
che è una cascata fatta da due parti ed è alta circa 135 metri. Ragazzi, guardate che bella! 139 metri di altezza. Wow! Veramente bellissima e soprattutto nel nulla. C'è anche un pazzo che si sta facendo il bagno. È vero. E intanto ci sono loro che hanno deciso di brucare la strada. Amiche, state attente. Ma si mettono proprio in posa, guardale come sono fiere e orgogliose di loro stesse. Finalmente siamo arrivati al canyon di basalto e ora andiamo a esplorarlo. Guardate che spettacolo, colonne di basalto e la cascata che crolla esattamente da sopra. Pazzesco! Cosa? E dopo il canyon di basalto siamo finalmente arrivati all'ultima tappa di oggi prima del campeggio, ovvero Dead Foss, una delle cascate con la portata maggiore di acqua, sono circa 300 metri cubi al secondo, è maestosa e impetuosa. E ora ve la mostriamo! Finalmente ce l'abbiamo fatta a vedere un arcobaleno! Grazie Dead Foss! E siamo finalmente arrivati al camping di Asbirgi, dove dormiremo questa notte. Abbiamo appena già fatto la doccia e ora cuciniamo e poi speriamo di vedere l'aurora boreale almeno stanotte. Speriamo, perché il cielo è aperto e forse è la volta buona. Incrociamo le dita. E con questo ottimo risottino alla zucca Knorr, ringraziamo le Boost, buon appetito. Buon appetito. Aspetto invitante. Com'è? Un po' di zucca. È cotto? È importante quello. Buon appetito. Sì.